Buongiorno, allora i lavori più grossi li abbiamo finiti, adesso pensiamo un pochettino all'estetica esterna. Allora, adesso stiamo preparando i vetri per i portelloni posteriori perché vogliamo mettere una nuova pellicola oscurante, quella di prima aveva molte bolle, comunque era già vecchia e quindi la rimetteremo nera. Che in teoria da dentro si vede fuori, da fuori non si vede dentro. Iniziamo i lavori rimuovendo la vecchia pellicola e con una lametta andiamo a togliere tutti i residui di colla. Si appoggia la nuova pellicola sul vetro e si ritaglia in modo grossolano. Si bagnano poi le superfici sia del vetro che della pellicola. Dopo aver tolto l'eccesso d'acqua, si parte a scaldare la pellicola per dargli una centinatura, ovvero la forma che ci serve. Si pulisce per l'ultima volta il vetro e successivamente si separa la pellicola dalla protezione per poterla applicare al vetro bagnato. Partendo dal centro si comincia un lungo lavoro di stesura per rimuovere tutte le bolle d'acqua. Infine si taglia e si fa una rifinitura dei bordi. Guarnizione vecchia maniera. Questi qui sono vetri su guarnizione e non sono incollati. Quindi il sistema di applicazione, come nelle vecchie autovetture, viene posizionata la guarnizione sul vetro, prima di tutto. Viene aperta la gola della posizione del vetro e viene messa tutta la guarnizione sul vetro, che noi precedentemente avevamo impellicolato con una pellicola 99% riflettente ai raggi UV, perché i signori andranno in posti caldini. Dicono caldi? Sì, in teoria. In teoria dice caldi. Sopra i 50 forse. Sopra i 50. Facciamo un bel forno. Quindi abbiamo dato una protezione ai vetri che erano automobilistici, perché uno allestito. Adesso riapplichiamo tutto rimettendo la guarnizione. Posizioniamo il cordino. Quindi man mano che io parlo vedete proprio la posizione delle sue guarnizioni, precedentemente già tagliate dall'allestitore, quindi chi aveva già fatto il furgone, adesso Marco la tiene in posizione di là e io rincalzo di qua. La guarnizione posizionata ed è messa tutta sul vetro, precedentemente impellicolato. Adesso vedrete, tieni, il vetro perfettamente nero, senza bolle, senza marcature, senza niente. Quindi, vedete Marco? Ok, ciao Marco. Adesso, messa la guarnizione, prendiamo un cordino. Noi abbiamo questo che lo troviamo molto, molto, molto robusto per fare questi lavori qua. Lasciamone appena appena, andiamo nell'angolo basso. Oh, ok. Lo mettiamo nella gola interna, dove andrà in carrozzeria. Quindi posizioniamo tutto il nostro cordino così, facciamo tutto il giro e voilà, arrivate qui, tagliamo il cordino. Solitamente non si fa, però daremo un leggero film di massice polimerico, appunto per dargli questa visione di massice e per salvaguardare appunto la tenuta dell'acqua. Una protezione in più. Una protezione in più, giusto per mettere le mani avanti. Quindi prendiamo il nostro massice, noi utilizziamo solitamente quello della Bonelli, la 3 Bonelli per incollaggio e sigillatura.
puliamo la punta e gli diamo questo film leggero leggero tutto attorno, senza esagerare, proprio ci aiuta uno per l'installazione, quindi ce lo farà scorrere all'interno, e poi ci fa appunto questa tenuta maggiore leggera. Sarà un problema se dovranno cambiare il finestrino. Noi cambiamo il camper. Dopo questi lavori cambiano il camper. Dobbiamo prendere le... Appoggialo tutto. Bravo. Così, tieni così. Man mano che io tiro, tu sei. Vai, vai, vai. Ci sei? Bravo. Ok. Vai. Ok. Aspetta, saliamo di qua. Vai, vai, vai. Allora, abbiamo deciso di dare una rinnovata al tavolo. Infatti quando l'abbiamo comprato era solo riverniciato, viene via questa vernice, e sotto era danneggiato con dei grossi. Non hanno fuori. Deciso, è una cazzata che hanno deciso, li ho obbligati. Ecco, è diverso. E quindi adesso andiamo a dare una levigata e poi con l'aiuto di Francesco andremo a applicare una lamina e dare un nuovo look al camper. Francesco stende un adesivo a contatto sia sulla superficie del tavolo che sul nuovo laminato che abbiamo scelto. Dopo aver incollato il tutto, si toglie il materiale in eccesso e si levigano i bordi. Inseriamo nuovamente il bordino in plastica e il restyling è fatto. Questo adesivo l'abbiamo messo l'anno scorso, praticamente ci siamo quasi uccisi per metterlo perché è molto difficile e non l'abbiamo messo in modo perfetto, infatti ci sono tante parti che si stanno staccando, comunque che sono rimaste brutte. E quindi nulla, ora lo togliamo utilizzando il phon, così almeno lo andiamo a scaldare, poi toglieremo la colla perché poi con Francesco penseremo a un nuovo adesivo. Sei triste di tirare via questo adesivo? Un po' sì, perché ci piaceva, però comunque lo faremo simile. Lavori finali, adesso siamo passati alle grafiche e con l'aiuto di Francesco e i suoi macchinari stiamo tagliando gli adesivi nuovi. Altro adesivo che abbiamo deciso di fare dall'Italia a qui, perché noi non sappiamo dove andremo e non sappiamo se riusciremo ad arrivare nei paesi in cui vogliamo, quindi per non gufarcela e anche per non avere tante mete prefissate abbiamo deciso di mettere destinazione qualunque alla fine. Secondo From Italy to Here, lo mettiamo dietro.
sono fantastici. Sono stati fatti da un grafico che collabora con Francesco, quindi se dovete fare anche delle grafiche o delle personalizzazioni, qua possono realizzare qualsiasi cosa. E con questo i lavori sono finiti, non resta che partire. Senza di lui, ciao, un disastro. Un buon viaggio. Grazie, Fra. Buon viaggio. Finisce qui la serie dedicata ai lavori sul van. Ringraziamo l'officina del Caravan di Valpone per averci supportato in questo progetto. Francesco ci ha guidato in ogni lavoro, ci ha supportato nei momenti di sconforto, mettendo a disposizione la sua professionalità e manualità, superando le difficoltà con una risata e tanta creatività. Speriamo che la serie vi sia piaciuta e possa essere stata fonte di informazioni e di consigli. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.